Ivo di Vega, di Sharon Stewart, 5 aprile 2021, traduzione marina. Federazione Galattica di Luce rispetto a Draconiani e Zeta. Ivo, penso che il mio sugo per gli spaghetti dovrà aspettare un altro giorno per essere cucinato. Questo è troppo interessante. Sì, ho Intorno alla Galassia da pubblicare stasera su due siti. Ma ci hai lanciato una bomba nel nostro video Vulnerabilità e sfruttamento, quando hai parlato dei piani della Federazione Galattica di Luce per la Galassia. Hai detto: finché loro, le altre razze extraterrestri, sono positive e non ci sono bande di predoni, di fazioni negative, sfruttatrici della loro specie nella galassia. Abbiamo trattati con i draconiani e sono molto espliciti. Qualsiasi infrazione di questi trattati e li annienteremo completamente. Non ci piace commettere un atto del genere, ma dobbiamo farlo se continuano a minacciare la nostra esistenza e l'esistenza di Dio. Perché questo è quello che sta succedendo qui sulla Terra, nel caso non lo sapeste. Hanno ridotto al minimo il potere dell'umano terrestre per essere loro schiavi, e poi per usare le nostre anime come batterie per alimentare i loro progetti. E ora vogliono, per se stessi, subentrare come Dio in questo universo, attaccando o distruggendo il nostro Dio. Come pensano di farlo, chi lo sa, ma poiché ci sono portali per il cielo su questo pianeta, hanno una connessione diretta con le dimensioni superiori. Sono così arroganti da pensare di poter usurpare quelli come gli angeli, i maestri, la razza creatrice, gli Elohim e Dio. Wow! Quindi quello che suppongo da quello che ci hai detto, Ivo, è che fino a poco tempo fa la Federazione Galattica di Luce era sulla difensiva contro le forze draconiane, gli Arconti e gli Zeta, tra i possibili altri malvagi abitanti di questo universo. Ma ora state assumendo una posizione offensiva più proattiva con loro, è corretto? È così, amore mio. Puoi darci un po' di storia e informarci sui piani che avete in atto? Sì, posso. La Terra era considerata una grande vincita da queste forze negative, poiché i terrestri erano i titani della specie umana. Erano come dei, avevano tutto il meglio del nostro DNA. Quando la Terra fu ridotta ad una frequenza di terza dimensione per diventare la Terra come la conoscete e fu sopraffatta da queste forze negative migliaia di anni fa, la loro arroganza non conosceva limiti. Credevano di aver vinto la galassia per loro stessi, che non c'era opposizione che potesse impedirgli di diventare gli dei che credevano di essere. Milioni di anni fa le guerre dei rettiliani iniziarono quando questa minaccia si trasferì nella nostra galassia da altre parti dell'universo. I Lirani tentarono di fare amicizia con questa razza, ma le incomprensioni portarono alla guerra che oggi continua sul pianeta Terra. Queste guerre sono durate milioni di anni. Le polarità positive e negative delle nostre razze hanno combattuto per eoni, creando discordia nella galassia. Abbiamo lavorato duramente per ripristinare la frequenza perduta, la luce perduta e l'equilibrio perduto nei nostri mondi e nei sistemi di mondi che erano stati perfezionati. Hanno perso questa perfezione a causa di questa minaccia invasiva. La nostra galassia ha sofferto a causa della loro presenza qui. Abbiamo un ultimatum per loro. Siate pacifici o andrete incontro alla vostra morte. Questa è la nostra ultima parola. Penso di sapere quale sarà il prossimo progetto di Astar Sharan, giusto? Sì, fa già parte di questo consorzio di specie umane umanoidi che si sta opponendo collettivamente a coloro che seminano il caos nella galassia. Amore mio, stavi rileggendo la tua conversazione con Erril, un bianco alto che viveva sulla Terra e che cercava di far entrare la sua razza nella Federazione Galattica. Era arrabbiato con te per non essere stato in grado di stabilire una tregua con Astar Sharan.
Tu non hai fatto alcuno sforzo e lui era infastidito dal fatto di essere stato scoperto e allontanato dal pianeta, insieme a molti altri della sua specie. Sono stati respinti dalla Federazione Galattica a causa del fatto che la loro è una razza negativa, con propensione alla guerra. Sono una razza guerriera. Una tale razza non avrà mai il permesso di unirsi alla Federazione Galattica, perché la Federazione è una forza di pace nella galassia, non di guerra. In seguito alla tua conversazione con Erril, è stato avvisato e messo in guardia per fermare le sue attività illecite contro altre razze e smettere di scatenare guerre, altrimenti sarà rimosso dalla galassia. Non mi stupisce che sia arrabbiato con me. Ashtar lo ha informato personalmente che ora è in prova e se lui o altri della sua razza cercheranno di fare guerra a qualsiasi altra fazione in questa galassia, lui e l'altra fazione saranno entrambi rimossi dalle loro case e rilasciati in altre aree dell'universo. Non gli sarà permesso di tornare qui. Siamo pronti ad agire contro qualsiasi razza che non verrà rimossa in modo pacifico. Ci sono dignitari che stanno supervisionando questi gruppi di predoni, istruendoli sul processo per rimanere pacifici e mantenere l'equilibrio all'interno di loro stessi e delle loro comunità, e agendo come arbitri per mantenere la pace. Amore mio, quando eri Tiannia, questo era anche il tuo lavoro. Facevi parte di questo processo di mantenimento della pace per la Via Lattea. Ah, lo immaginavo. Hai un'ottima esperienza nel fare questo lavoro e per questa ragione Ashtar ti ha chiesto di andare sulla Terra. Cerca solo di aumentare la tua comprensione della mentalità dei predoni negativi di questa galassia e in futuro farai parte del processo di giudizio con il popolo draconiano, sia negativo che positivo. Ottimo, dovrò rifare il mio curriculum e iniziare a cercare un nuovo lavoro. Sei brava in questo, amore mio. E ora hai avuto un'esperienza di prima mano nel pensare come loro pensano, credendo in quello che credono. In una certa misura. Tuttavia, questa è una buona esperienza per te, per continuare il tuo tasso di successo come arbitro nella galassia. Il fatto che il terrestre sia stato fuso con la mente rettiliana attraverso la sua fisicità e che il mondo intero sia stato invaso da specie negative non ha nulla a che vedere con la loro arroganza e la sensazione che noi, della Federazione Galattica di Luce, siamo una minaccia per loro. Avevamo pianificato di dimostrare il contrario e l'abbiamo già fatto. Suona un po' ironico, vero? Fare la guerra per creare la pace. Amore mio, tu non ricordi lo shock nella galassia quando sono arrivate queste bestie. Quello che hanno fatto per disturbare l'equilibrio è descritto solo lievemente nella vostra attuale situazione sulla Terra. È una frazione della distruzione che hanno causato in tutta la galassia. Capite che hanno intenzione di usare il vostro pianeta come base per governare l'intero universo e dovevano essere fermati. La loro arroganza, le loro menti squilibrate e patologiche non conoscono limiti. Hanno creato distruzione in molte costellazioni all'interno della galassia e ce ne sono molte che si stanno ancora riprendendo dalla patologia di questa minaccia. Ora ne abbiamo abbastanza. In nome dell'umanità metteremo fine a questo flagello della galassia. Ci siamo consultati con molti in altri universi e hanno avuto a che fare con loro. Probabilmente non hanno avuto l'esperienza della Via Lattea, non in questa misura, perché all'epoca queste razze negative erano ancora giovani e non avevano acquisito l'arroganza e, francamente, le tecniche né la forza lavoro che hanno oggi. Ora sono al loro apice e vengono distrutti mentre parliamo. Se vogliono vivere tra noi in pace, va bene, ma se compiono qualsiasi atto di guerra, e questi atti sono esplicitamente delineati nei nostri trattati, ne subiranno le conseguenze.
Ora sappiamo di cosa sono capaci, ora conosciamo tutti i loro piani e stiamo prendendo le misure appropriate per salvare vite all'interno della nostra galassia. Una battaglia di oltre 1 milione di anni. Sì, sarete un po' stanchi di loro. Non è il nostro modo di fare quello di odiare o di fare la guerra a qualsiasi razza. Gli umani sono esseri di pace. Tuttavia, quando la minaccia rappresentata da questi esseri è così vasta, allora bisogna agire. Noi desideriamo solo vivere in pace. In pace possiamo prosperare. Questo è un requisito per essere un essere umano. Loro non ci permetteranno la pace, quindi non gli permetteremo più di accedere a questa galassia. Ok, grazie Ivo. Forse alcuni degli operatori di luce che mi seguono, forse potete capire lo scopo della vostra vita da ciò che Ivo ha detto qui. Forse anche voi fate parte del processo di pace e siete venuti a imparare in prima persona com'è la mentalità draconiana. Sembra che questa galassia sperimenterà presto molti cambiamenti positivi. Le guerre cesseranno, come sulla Terra. Questo è l'obiettivo della Federazione Galattica di Luce: fermare tutte le guerre e gli atti di dominazione delle razze negative. Gente, potrebbe sembrare un po' estremo per la Federazione Galattica fare questo. Questo sembra un genocidio, ad essere onesti. Quello che la Federazione Galattica ha intenzione di fare è quello che stanno facendo qui. Tutti coloro che non si conformano vengono arrestati, processati e forse mandati al Sole Centrale. Gli umani umanoidi non sono quelli che hanno iniziato questo. È a causa della natura degli alieni negativi che è stato necessario prendere misure così draconiane, se volete. Questo non significa necessariamente l'annientamento di una specie, ma la rimozione delle loro fazioni negative. Finché mantengono la pace, sono autorizzati a rimanere qui, ma sappiamo per esperienza personale che la natura della loro negatività non è mai pacifica. La mano della Federazione Galattica è forzata. Dopo una guerra causata dagli stessi partiti per 1 milione di anni, non prendereste anche voi misure come questa? Non illudetevi, gente. I membri della Federazione Galattica di Luce sono molto amorevoli, ma possono apprezzare così tanto la vita che combatteranno per tenerla viva. Possono essere duri. Traduzione e voce Marina.